Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di The Cat Lady. Nell'ultima puntata Susan è stata di nuovo, per l'ennesima volta, presa prigioniera da questa coppia di misteriosi, fuori di testa, pazzi, assassini, l'uomo della disinfestazione e sua moglie. Gladys, il nome di Gladys in realtà non salta mai fuori durante il gioco se non nei titoli di coda in cui si può vedere il personaggio di Gladys, la moglie dell'uomo di disinfestazione, bla bla bla, doppiata da bla bla bla. Detto questo, io sono sicuro che chi di voi come me apprezza tantissimo i lavori di David Firth l'avrà già riconosciuto. Da chi sono doppiati entrambi questi personaggi? Eh sì, proprio da lui, da David Firth, che si è occupato del doppiaggio sia dell'uomo della disinfestazione, o l'uomo della peste, come piace chiamarlo a me, e la moglie. Entrambi due voci ovviamente distorte, come lui sa fare con i suoi macchinari quando fa i suoi corti assurdi, che subito saltano all'orecchio per chi conosce già quel cazzo di genio creativo che è David Firth. E si vede non solo dal punto di vista del doppiaggio, che sono frutto della sua mente contorta, ma anche proprio come sono caratterizzati entrambi i personaggi, sia Gladys che l'uomo della disinfestazione. Entrambi sono personaggi molto alla David Firth, cioè ci starebbero benissimo in uno dei suoi corti animati. Infatti, ripeto, se non avete mai visto roba di David Firth e avete le palle e lo stomaco, andatevela a guardare, perché sono dei capolavori, veramente dei capolavori. Detto questo, adesso siamo qua con il controllo di uno dei gatti imprigionati nello scantinato dell'uomo delle disinfestazioni, perché come abbiamo scoperto, questa coppia di fuori di testa non solo, ok, prendono gatti, topi e qualsiasi altro animale che devono per lavoro e poi lo uccidono e se lo mangiano, ma a quanto pare anche gli esseri umani. Questo gatto quindi è stato tenuto in vita probabilmente come scorta viva, cioè per essere ucciso e mangiato al momento del bisogno. Ma il gatto in qualche modo potrà salvare Susan. Susan, che è stata terribilmente sfigurata dall'acido, dalla candeggina potente che gli ha versato Gladys per gelosia sulla faccia. Gorgeous. I see my old lady brought the bleach again. What a shame. I really liked your eyes. It could have been a start of something very exciting for us, if you know what I mean. She does that every single time. What do they call it? Trust issues, that's it. Well, never mind. Plenty more fish in the sea. I'm not too fussy, but even I have some standards. Ain't gonna touch a bird like you, I gotta be honest, girl. You look like shit. But I wouldn't want you to think I'm not a kind man. Plenty of time until dinner, and you're in pain, so I've brought something to end your suffering. Think of it as an option. I've got this gun here. It's one of my favourites. There's just one bullet in the chamber, large calibre. You'd be long dead before you'd feel any pain.
Sounds good, doesn't it? I mean, it's just an idea, you know, no pressure. Ah, of course, you can't see it. That bleach turns your eyes to nothing but jelly. So I'll just leave it for you here. Feel free to use it. That bullet's meant for you anyway. I'd better go now. We won't want to get caught red-handed again, would we? You naughty minx. What was that? You can't reach it. Well, what did you expect? Life's a real fucker sometimes. E ci lascia anche una pistola. Guardate le armi che ha questo qua nell'armadietto. Proprio gran collezione. Comunque, dicevo, si vede, no? Si vede come parla, come agisce, modi di pensare veramente marci, marci di brutto. Si sente tantissimo lo zampino di David Firth qui dentro, ma tantissimo, e non solo qua. Ora, secondo me questi personaggi non è che li ha fatti lui, nel senso non li ha solo doppiati, ha anche dato una mano nella struttura, nel senso, secondo me Michalski gli ha lasciato carta bianca, gli ha detto guarda, se vuoi fare qualche modifica, vuoi dare qualcosa, e lui l'ha fatto, si vede. E questo è quello che vi dicevo, che Michalski nell'episodio, che vi dicevo nell'episodio 0, che Michalski ha detto più di una volta in varie interviste che David Firth ha messo il suo zampino in varie cose, e qui si vede benissimo proprio. Dobbiamo aspettare che si abbassi, presumo, altrimenti ci vedrebbe. Ora. Ok. What? Who's this? My eyes. I can't see a thing. That bitch. A key. Who are you? Say something. Anything. I should be able to unlock the handcuffs now. Io adesso posso controllare Susan, ma essendo che ha la faccia letteralmente spappolata e gli occhi pure, non ci vediamo niente, sentite i passi. Pistola? The gun. That idiot left his gun. No! No, no, no! I dropped it. Where is it? Where the hell is it? I've got it. Sappiamo già come andrà a finire, tanto noi non possiamo morire. I'm sorry, Mitzi. I have to break my promise.
Hope you don't mind creepy posters. It's your room. You can do what you like with it. But I definitely prefer this to fairies, rainbows, and pink unicorns. Did you make these? No. My boyfriend made them. Some of them, anyway. So, Miss Ashworth, I happen to have a bottle of wine in my bag. I was going to leave it to Robert, but I forgot all about it. Robert? The guy with the rats? Oh, yes. Of course. So, shall we have a drink, then? We could get to know each other a bit more. I know, I promise I won't get in the way. And, I mean, you don't have to if you don't feel like it. But since we're going to live together for a little while, it won't hurt if we talk to each other, will it? Are you sure you can drink in your condition? It won't make me any worse, that's for sure. I'm not on any cancer medication. I feel good. The way I see it, I haven't got much time left, so I might as well make the most of it. That makes sense, I suppose. We can have a drink if you like. Great! I'll bring the wine. Oh, damn. It's one of those bottles with a cork. Have you got a bottle opener, Miss Ashworth? In the kitchen. I'll go get it, shall I? Yes, please. And while you're there, could you get a couple of glasses too? E questo ovviamente è il flashback di cui vi parlavo prima. Adesso siamo tornati, tra virgolette, nel presente. Siamo tornati indietro nel tempo rispetto alla situazione con il tipo della disinfestazione, la moglie, dove scopriremo come lui è arrivato a catturare Susan, perché, come sono andate le cose. Ma nel mentre avremo l'opportunità di passare un po' di tempo con quel personaggio meraviglioso che è Mizzi, di bere un po' di vino con lei e magari di chiacchierare delle nostre storie. E subito posso approfittarne per parlare di una cosa che non abbiamo avuto modo in nessuna maniera di approfondire nello scorso episodio, ovvero della malattia di Mizzi. Mizzi si è tolta la parrucca, abbiamo scoperto i suoi capelli, altro non sono che una parrucca, perché Mizzi ha il cancro e quindi ha perso i capelli. Dice di non fare nessuna cura, ma in realtà quando si perdono i capelli è per la chemioterapia, non per il cancro stesso, perlomeno nella maggioranza dei casi. Poi ci sono alcuni casi marginali di cancro al cervello, eccetera eccetera, che possono causare la caduta dei capelli, ma questo è un altro discorso. Fatto sta che Mizzi sta morendo. Mizzi ha il cancro palesemente in stato terminale e sta morendo. Qui abbiamo due personaggi che sono l'opposto l'uno dell'altro. Susan, ancora piena di vita, nel senso che ha da vivere chissà ancora quanti anni, anzi non può morire, ma vuole morire. Con Mizzi, che al contrario molto probabilmente non vuole morire, ma sta per morire. È bellissima questo scontro che c'è tra questi due personaggi, è meraviglioso, vedrete. Andiamo a prendere il cavatappi, l'abbiamo già visto, no? Chiudiamo sta finestra. Prendi il cavatappi. Anzi, diamo prima un'occhiata a Mizzi. Mi ricorda me quando ero più giovane. Non sono sicura di potermi fidare ciecamente, ma finora sembra sincera. Forse gli darò una chance. There you go. Let's get that bottle opened. Yeah. But we'll need glasses too. See if you can find some. Giustamente. Li abbiamo qua nella credenza, questa qua del corridoio, se non ricordo male, l'armadietto qua. Uno per me, uno per Mizzi.
want some wine glasses. All right. That's all we need. Oh, and Miss Ashworth, I really must say this before we start. Yeah? I promise I won't cut your throat when you're asleep. Very funny, Mincy. Oh, no, I mean it. That's fine. But just so you know, I always sleep with my eyes open. Oh, it's not raining anymore. Oh well, I don't mind rain. Sometimes I even like it. But according to weather forecasts, there's a nasty fog coming. Now that I'm actually scared of. I got lost in a fog once, when I was just 9 or 10. I remember I sat under a tree crying, thinking some monster would appear right in front of me and drag me away. But now that you're a big girl, you know there are no monsters. Yeah? How do you know? The only monsters are us. Murderers, rapists, arsonists. They're the real beasts. So far from humanity, they're no longer capable of feeling compassion or guilt. They're the ones we should really be afraid of. But whether they're lurking in the woods, or fog, or the darkness of our cellars, it's all irrelevant. You can't predict what happens. You can't do anything to stop it. There is only one way. You turn into a beast yourself, and like them, you show no mercy. Whoa! Where did that come from, Miss Ashworth? I just don't like murderers. They're nothing but parasites. Oh, ma queste parole che sembrano uscite direttamente dalla bocca della vecchia signora, proprio sembra che le abbia dette lei, no? La vecchia signora che abbiamo visto baciare Mizzi, o meglio, che Susan ha visto baciare Mizzi, come segno, lei è mia, no? Lei è già morta, sta per morire. Perché è lei che regola il limbo, è un po' la caronte della situazione, non è la morte. Sappiamo, perlomeno lei ha negato di essere la morte, ma è un po' colei che traghetta le anime dei morti dalla vita terrena al regno dei morti. Lei sta in quel limbo, in quella via di mezzo, ed è in grado, ha il potere di trasportare le persone nel regno dei morti, anzi di accoglierle, oppure di rimandarle indietro, a suo piacimento, come ha fatto con Susan. Ma qui c'è un'altra cosa interessante prima di andare avanti con la conversazione, che mi piacerebbe che notaste. Guardate bene Mizzi. Guardate bene questo personaggio stupendo. Mizzi, sempre vestita di nero, giovane, ribelle, selvatica quasi, non selvaggia, selvatica. Non si fa problemi ad una donna che non si fa problemi a dormire in una stazione di notte con i barboni, addirittura ci fa amicizia. E guarda caso, non le piacciono i topi, ma le piacciono i gatti. Tutta vestita di nero. E guardate come se ne sta aggraziata, seduta sul bordo del balcone, con la gambina proprio appoggiata lì, tac. Lo stare sul bordo dei precipizi è una prerogativa proprio dei felini, soprattutto dei gatti, perché i gatti non hanno lo stimolo della paura per l'altezza. Quindi avete mai visto i gatti che stanno tipo sul ciglio del balcone, tipo al quarto, quinto piano, proprio lì magari mentre tira pure il vento e stanno lì tranquillissimi, non hanno minimamente paura. Non perché davvero abbiano 9 vite, ma perché proprio al gatto manca lo stimolo della paura per l'altezza, che è molto diverso da quello che succede quando i gatti si arrampicano sugli alberi e vanno nel panico perché non riescono a scendere. Lì non è perché hanno paura di cadere, è lì vanno nel panico perché non riescono a scendere. Non è l'altezza che gli fa paura, ok? È perché loro vogliono scendere, ma non capiscono come e vanno fuori di testa. I gatti hanno quel cervellino piccolino che serve per fare 2 cose. Far funzionare il corpo e uccidere. Non serve ad altro il cervello di un gatto. E avendo solamente queste 2 funzioni basilari, è molto facile che gli vada in tilt. È veramente facilissimo mandare in tilt il cervello dei gatti. Potrei raccontarvi delle cose assurde,
che ho visto e che mi hanno insegnato dei veterinari, così parlando, riguardo i gatti, ma cose veramente incredibili. Cioè, si può spegnere i gatti toccandoli in determinati punti come se fossero dei robottini, tipo, questo proprio per come è fatto il loro apparato nervoso e il loro cervello, che come vi dicevo è veramente semplice ed è fatto proprio per un solo scopo: mantenere in vita il gatto e uccidere tutto ciò che si muove, perché quello è alla fine il gatto. Poi ovvio, dimostrano anche affetto in una maniera un po' particolare, ecco, però sostanzialmente a quello gli fa il cervello, no? E per quello è molto facile mandarlo in tilt, ed è quello che gli succede quando si arrampicano sugli alberi e non riescono a trovare il modo per scendere malgrado loro lo vogliano. Comunque, senza divagare troppo, il discorso qui era che i gatti non hanno paura delle altezze, o meglio, non hanno il senso di pericolo dovuto dall'altezza. Questo li porta a stare spesso seduti o sdraiati proprio sul bordo, sul ciglio di enormi alture, senza preoccuparsene. E il gatto da sempre è uno degli animali più aggraziati che ci siano. E qua Mizzi, la sua posizione, il suo vestiario, il suo essere, tutto ciò che sappiamo di lei fino ad ora, sta proprio a descrivere la figura di un gatto. Un bellissimo gatto nero, per l'appunto. Nero come il suo preferito, Teacup, come il preferito di Susan. Può essere tutto questo un caso? No, certo che non lo è, e non intendo solamente a livello di storia, ma intendo anche a livello di game design, cioè come Michalski ha pensato il personaggio di Mizzi. Ha pensato questo personaggio in una maniera molto intelligente, inserendolo nella vita di Susan come una metafora della sua unica amica, del suo unico amico, ovvero il gatto. Susan non è ovviamente un gatto, non sto dicendo che Susan è Teacup trasformato in essere umana. E chissà, magari potrebbe esserlo, noi non lo sappiamo. Ma quello che vi sto dicendo io è che è la trasposizione in quanto personaggio di un gatto, perché tutto nel comportamento di Susan ricorda un gatto. Il come si veste, tutta di nero, come il gatto nero di Susan Teacup, come sta seduta con questa grazia felina sul ciglio del balcone, poi il fatto che sia selvatica, proprio che non si fa scrupoli a dormire fuori in stazione, a viaggiare da sola, a fare amicizia con i barboni, che schifa i topi, non gli stanno simpatici i topi, eccetera eccetera. Questo era un piccolo dettaglio che in realtà non è importantissimo da capire, ma che secondo me è molto 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 interessante da avere ben chiaro. Proseguiamo con le nostre domande, con la nostra chiacchierata. So, the big C, want to talk about it? Well, to be honest, I didn't really want to tell you about it like that. I put you in a very difficult position, I know. It's just that I was really desperate to get this room. I hope you can understand. This is the last and most important thing I must do before my time is up. It's fine. You seem all right. It's just, I find it hard to trust people these days. Maybe it's time I opened my eyes to see others have problems too. Some, like yourself, even bigger than mine. What kind of cancer is it? Do you mind me asking? Brain tumor. Her name is glioblastoma. Huh. Yep, they're all girls, the way I imagine it. Just look at their names. Lymphoma, melanoma, myeloma, leukemia, sarcoma. Each of them a fucking goddess of death. Beautiful and ruthless. You might just be right about that, Mitzi. I used to be a nurse. I know a few things about cancer. And I know glioblastoma. She's a real bitch. Yeah, and yet she gets to be the prom queen before night ends, while I disappear down the back exit. How long? They said I had a year. But that was 6 months ago, so... yeah. Not awfully long. Is there anything... They've tried. I'm sorry. Yeah. So am I. Do you want to talk about something else? How are you planning to find this guy? I don't know yet. A bit of detective work, perhaps. It shouldn't be that hard, really. There are only 8 apartments here. One is yours. That leaves us with 7.
I was hoping that you could give me a hand, actually. You know some of your neighbors, don't you? Not many. I never really cared about them. They changed over the years, too. You probably also figured by now that this is not the sort of place where new neighbors are greeted with a freshly baked cake. You see a new face, you give them a blank stare as you pass them in the hall, and you forget about them a minute later. That bad, eh? Well, there's that bull guy who lives above me in flat 5. He came here recently to shout in my face. He's a nasty piece of work, but I really don't think he's the person you're looking for. What does he do for a living? I think he's a train driver. I can't imagine somehow that my guy would be a train driver. Okay, that's good. Leaves us with just 6. Anyone else you know? I'd have to think. You know, maybe not tonight. Let's just talk about something else, okay? I have plenty of time. There's no need to rush this. Maybe tomorrow we could sit down together and make a plan. I could draw a simple map of the building, and with your help, mark down who lives where? Sounds good to me, Mitzi. Volevo farvi anche notare, adesso che ne abbiamo l'occasione, del sesso dei personaggi di questa storia. Ripensate fin dall'inizio a tutti i personaggi che abbiamo incontrato in The Cat Lady. Abbiamo la protagonista Susan Ashworth, femmina, la coprotagonista Mitzi, l'avrete capito, come vedete è importantissima Mitzi come personaggio, quindi la possiamo tranquillamente definire una coprotagonista femmina. Poi che abbiamo incontrato l'infermiera Liz, un personaggio positivo, femmina, il dottor X, il primo parassita, maschio, il secondo parassita, il disinfestatore, maschio, anche lui. Il terzo parassita, Gladys, la moglie del disinfestatore, in questo caso femmina, il primo personaggio negativo che incontriamo di sesso femminile. Ma ancora, la vecchia signora, femmina, altro personaggio importantissimo, non sappiamo se personaggio positivo o negativo, comunque buono, cattivo o super partes addirittura, al di sopra di ogni forma di bene o male, non lo sappiamo, però comunque vada, un altro personaggio importantissimo, femmina, e infine il vicino di casa di Susan, rompicoglioni, subito negativo, maschio. È palese che in questo gioco c'è una distinzione molto forte tra i due sessi, non perché si fa del sessismo, qui non stiamo parlando di femminismo, maschilismo, quello che vuoi, semplicemente perché c'è una visione particolare del mondo, la visione di un uomo che con sotto sua missione, sempre queste cose, ripeto, che so per tutte le varie interviste, gli approfondimenti che ho fatto sul personaggio, anzi sulla persona di Rem Michalski, uomo che da sempre ha vissuto praticamente solo insieme alle donne, tutta la sua famiglia ad esclusione di suo fratello era composta da donne, tantissime donne. Come lavoro fa l'infermiere in una nazione in cui il lavoro dell'infermiera è quasi esclusivamente un lavoro femminile, non è rarissimo trovare infermieri maschili lì, e questo fa sì che anche al lavoro tutti i colleghi siano donne, quindi proprio un uomo che da sempre vive in mezzo alle donne, che ha la capacità di comprendere meglio le donne rispetto agli altri maschi, perché sì, un maschio non riuscirà mai a comprendere appieno una femmina, mai, per quanto si sforza non riuscirà mai, perché abbiamo dei modi di pensare diversi, un cervello diverso, una chimica diversa proprio, quindi non c'è proprio modo di comprendersi al 100% l'uno con l'altro, ma sicuramente stare a stretto contatto con una enorme quantità di donne nella vita lo ha portato a capirle meglio e ad apprezzarle anche di più, perché farà ridere, ma spesso i maschi, e questa è una realtà, spesso apprezzano le donne solo per un motivo, e sappiamo tutti qual è. In realtà
Questo perché? Perché, come dicevo, siamo così diversi che è difficile capirsi e spesso emergono solo i lati sgradevoli, quelli su cui spesso scherziamo l'uno sull'altro, no? I tipici dati di fatto che usano, per esempio, le donne per schernire gli uomini e gli stessi che usano gli uomini per schernire le donne. Sono, diciamo, gli aspetti negativi di entrambi i sessi che balzano per prima cosa all'occhio e che sono quelli che ci fanno, tra virgolette, un'idea sbagliata dell'altro sesso. Invece, da una persona possiamo vedere come lui, è molto interessante questo, una persona come lui che ha sempre vissuto in mezzo alle donne, che ha imparato a conoscerle, a capirle e ad amarle più profondamente, ne ha fatte le sue protagoniste assolute, come un po' una creatura superiore, no? Cioè un po' quasi, attenzione, quasi una santificazione della donna, della femminilità in questo The Cat Lady. Già la figura protagonista della Gattara, figura tipicamente ed esclusivamente femminile, a prescindere, non esiste il Gattaro nel mondo, non è un caso che abbia scelto proprio una Gattara come protagonista. Mizi, insomma, è molto particolare questa visione di Michalski che ha inserito nel gioco e che secondo me è uno dei motivi che affascina di più di The Cat Lady, perché non se ne vedono di opere con questa ambientazione, anzi, con questo punto di vista prettamente femminile, ma che non è un punto di vista esclusivamente femminile, perché si vede il tocco di mascolinità in questo The Cat Lady, la crudezza, è spigoloso, ecco, The Cat Lady. I maschi creativi tendono a creare sempre più opere che non saprei come definirle se non spigolose, ok? Non per forza, che ne so, più spaventose, più brutte, più terribili, perché quello sono in grado anche le donne, e tanto brave a fare cose del genere, ma i lavori creativi delle donne sono più morbidi. È come il corpo delle femmine, se ci fate caso. Pensate al corpo maschile e al corpo femminile. Il corpo maschile è più spigoloso, più squadrato, più a blocchi, no? Quello femminile invece è tutto liscio, tondeggiante, morbido, con le curvine. È più una cosa unica, no? È senza spigoli. E così sono anche le creazioni. Ironia della sorte, non sto dicendo che c'è una correlazione diretta tra il corpo delle femmine e le creazioni femminili. Semplicemente è una cosa simpatica da notare, perché se andate a notare, per esempio, lavori registici di donne, prendiamo per esempio, come vi dicevo, un qualcosa di horror, per non farvi cadere nel trabocchetto che mi fraintendiate e pensiate che stia dicendo che le donne non riescono a creare qualcosa di crudo, violento, scioccante o terrificante. No, prendiamo per esempio Dansmapo. Ah, è perfetto. Dansmapo, film francese che non so se è mai stato pubblicato in Italia. Se è stato fatto, sarà con il titolo tipo Dentro la mia pelle, nella mia pelle, perché quello sostanzialmente significa, che parla di questa ragazza che ha un disturbo psichiatrico che la porta a farsi del male, ad autoinfliggersi delle ferite anche piuttosto gravi, ma soprattutto a togliersi pezzi anche piuttosto consistenti di pelle e a mangiarseli. Il film si basa tutto su questa protagonista, sulla sua storia, sul perché fa queste cose, e lancia vari messaggi. Un film molto bello, molto crudo, molto tremendo. Ne sconsiglio la visione a tutti quelli che non sono preparati o non sono comunque vada abituati al cinema horror underground, di quelli tosti, che vada sul cinema estremo, insomma, perché qui stiamo parlando di cinema estremo. Però guarda caso, il punto in cui volevo arrivare è che questa pesata incredibile di film, bellissimo, ma una pesata insfangabile, è fatto da una regista femmina. E malgrado ci siano scene crudissime, malgrado in quanto horror sia veramente tremendo, il film è morbido, è liscio, è rotondeggiante, non ha spigoli, non è... È difficilissimo da spiegare a parola sta roba. Spero che ci siamo capiti, lo noterete anche voi in questo The Cat Lady. The Cat Lady non è così fluido, non è così morbido. È spigoloso, è appuntito The Cat Lady, è maschile. E c'è questa contrapposizione tra questa visione quasi puramente femminile, ma questo modo di fare maschile, che rende unico
questo The Cat Lady e che lo rende così interessante e secondo me apprezzatissimo dal largo pubblico, malgrado sia innanzitutto un genere che non va per la maggiore, perché le avventure grafiche non sono mai state, tranne che negli anni 90, un genere di punta, e forse neanche negli anni 90 lo erano. Ma comunque vada, e per di più una storia abbastanza tetra, abbastanza cupa, comunque vada un horror, eccetera eccetera, ma malgrado ciò è riuscito a conquistare un po' tutti. Secondo me questo è uno dei motivi, se non uno dei motivi principali, per cui è riuscito a conquistare il grande pubblico, proprio per questa storia di questo punto di vista che rende il tutto molto 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 particolare. Adesso vorrei continuare con la nostra chiacchierata con Mizzi, ma rischiamo di sforare troppo, quindi per il momento ci fermiamo qua. Nella prossima puntata continueremo a parlare con Mizzi e scopriremo come è andata la cattura di Susan. Alla prossima!